C'erano delle persone che credevano giustizia, perché cercare di capire che cosa è successo nel mancato salvataggio, perché non si è attivata la catena di salvataggio, non è per dar colpe, ma è perché non accada più la prossima volta. No? Ma sì, io non sono un buonista sull'immigrazione, penso che la linea sull'immigrazione debba essere rigorosa. Eh, rigorosa non vuol dire feroce. Io sono favorevole a una linea rigorosa, che non è quella di piantedosi non è quella di salvini perché occhio noi stiamo concentrandoci su piantedosi che è l'obiettivo più facile perché dice delle cose talmente inumane, talmente assurde. Lo sentiamo un attimo, guarda, no, guardiamole anzi, guardiamo la grafica. La frase che ha fatto molto discutere è questa, la disperazione non può mai giustificare condizioni di viaggio che mettono in pericolo la vita dei propri figli, però ci si rivolge così a chi Va a fare una vacanza con la barca? Sì, ma lui vorrebbe gita. che prendano delle navi da crociera. Eh. Eh, cioè stiamo parlando di un abominio, cioè non, non si possono neanche trovare le parole per giustificare l'assurdità di ogni singolo vocabolo sì. che compone questa frase. È proprio la disperazione eh, eh, che porta la gente a rischiare la propria vita e la vita dei propri figli. E, e però diciamo la verità. Se la Guardia Costiera non è uscita, eh, la responsabilità non è del Ministro dell'Interno, perché a sovrintendere la Guardia Costiera è e ha preteso di essere Salvini. Ministro eh, delle, delle infrastrutture. Che è il Ministro delle infrastrutture. Io non credo che Salvini voglia farli morire in mare, non, non è una persona malvagia. Eh, io credo che però accetti anche il rischio che succeda quello che è successo, perché l'interesse che ha è che gli sbarchi avvengano clandestinamente sulle spiagge e che poi, invece di essere presi, accompagnati dalla guardia costiera, identificati e quindi entrare nelle statistiche, sì, lui, eh, si no. disperdano nel nulla, scompaiono, salgano sui tir, valichino le frontiere clandestinamente e non risultino nei numeri, perché bisogna dimostrare che da quando ci sono questi qua ne sbarcano di meno e invece risulta che ne sbarcano di più.